Anche lui vittima di un incidente sul lavoro al porto commerciale di Salerno, Emilio Leone parla della tragica fatalità che gli ha strappato per sempre il figlio 34enne. Anche io ho subito un brutto intervento, però dalla sfortuna a fortuna, magari era meglio che mio figlio stava qua oggi e non io, però purtroppo il destino è nascosto. Io sotto la compagnia portuale, quando è arrivato il ferro di mio figlio, ho detto due parole. Con la mano sulla bara ho detto, io attualmente adesso potrei dire, è morto mio figlio, morte per tutti, no, non lo dirò mai. Se mi sparano in testa non li do. Ma matrimoni basta. Non voglio fare polemica, precisa Emilio Leone, ma quando si va a lavorare non si può correre il rischio di non tornare più a casa, perché ci si deve guardare le spalle. Non siamo in guerra. Non può diventare una sede elettrica il porto di Salerno. Quando tu scendi di casa, saluti tua figlia, tua mamma, i tuoi nipoti, i tuoi cugini, chi è un amico, e non ti ritiri più a casa. La morte c'è, per carità, eh? Anche se esci fuori, cade una pianta dal terzo piano, ti va in testa e muori. Ok. Però non posso andare a lavorare guardandomi alle spalle. Io dopo 10 anni, perché sono in pensione da 10 anni, ci sono stato 3-4 giorni fa, e per me è una sedia elettrica il porto di Salerno. È una sedia elettrica. A parte, puntualizziamo una cosa, che purtroppo è doloroso dire che dove c'è interesse la morte non ha valore. Non ha valore.